Un artista d'arte contemporanea deve avere molto rispetto per l'intelligenza altrui. Spesso mi interessa partire dalla geografia, dalla mappatura del territorio per vedere se attraverso la morfologia del territorio si possono capire alcune tensioni fra diversi popoli e là poi passo a un grande interesse verso la nozione di difesa, di guerra, oppure lavori più politici su determinati periodi storici. Sicuramente penso di essere una persona abbastanza paziente e questo poi si vede nel lavoro che faccio, è un lavoro meticoloso e che richiede molte molte ore. Purtroppo non sono un artista romantico, diciamo. Sicuramente l'arte contemporanea per me ha un'energia dentro incredibile. Quando vado a una mostra o a una biennale o a una fiera d'arte contemporanea, proprio mi carica in modo incredibile, cioè vedere il lavoro degli altri è per me uno stimolo immenso. E quello che mi piace dell'arte contemporanea è che è accessibile a tutti, nel senso che chi dice ma io l'arte contemporanea non la capisco, secondo me non c'è niente da capire, insomma, uno la guarda, se ti piace bene, se no, insomma, te ne piacerà qualcos'altro.